Bene ragazzi, siamo qui, siamo qui, siamo qui, sulle tracce del traditore Pedro. Allora, Pedro è scappato con l'occhio di Innos e giusto vi devo far vedere una cosa sul diario dell'eroe che ora fa morire da ridere. Ah! Che poi, guardate, è tempesta di fuoco, e perché fare più danno? Ho notato che contagia anche i nemici vicino, cioè colpisce anche quelli vicini oltre che al bersaglio da noi selezionato. Io devo comunque aumentarmi un attimo il mana, perché qui non si va avanti. Dai. Niente, troppo vicino. Allora, dai. Fatto, ok, allora vai. Predatore. Allora, il mana però quant'era? Oh, ecco, guardate. Un altro novizio morto. Allora, direi di... No, di salvare la partita no, perché ho iniziato l'episodio. Ma sì, salviamo, dai, magari su un altro file, ecco. Su Let's Play. Sì, perché i tasti Z e Y in Gothic sono invertiti, non so come mai. Se scrivete Z viene Y, se scrivete Y viene Z. Grimbald, il nostro vecchio amico cacciatore. Ecco, hai visto un novizio passare di qui? Oggi sono passati diversi individui strani di qui, fra cui quei due tizi lassù. Tempo fa con loro c'era anche un novizio dei maghi del fuoco. Eccoci. Quassù sono è passato Pedro. Andiamo allora, dai. C'è uno squartatore che non è stato ucciso. Come? Vabbè, noi lo ammazziamo. Là c'è il troll oscuro che però ancora non ho voglia di andare ad ammazzare. Sono ancora troppo debole. E andiamo da questa parte allora, via, credo. Non lo so. Vediamo un po', M. Ma dovevo andare da questa parte? No, non mi sembra, non mi sembra. Boh, guardiamo un attimo, ci sono altri segnali. Oh, forse sì, forse è qui. No, non è qui. Allora, dall'altra parte, dalla parte opposta, credo, perché i prossimi tizi da vedere, da incontrare, che hanno visto Pedro, erano sotto un arco di roccia. Da questa parte, mi sembra. Ecco qua, infatti, sì. Ecco qua, allora, F2. Edit. No, no, aspettate. B, vediamo un po', allora, il mio mana è 86, quindi il valore da 86 è quello da modificare, F2, Edit Abilities. Perché guardate, chi vi aumenta il mana è veramente poche persone, c'è Pyrocar che ve lo può portare fino a 300, 2. Vediamo un po', mettiamo 1000 e 1000. 1000, ecco, così non dobbiamo ricaricarci troppo col mana. Ok, allora, andiamo. Ecco due vagabondi. Vagabondo, vagabondo. Sto cercando un novizio. Davvero interessante. Anche noi stiamo cercando qualcuno. Chi stai cercando? Io. Tu. Oh merda. Questi non ci dicono dove. Andiamo, eh. Dove è andato Pedro? Ma tanto è in questa foresta, ragazzi, eh. Andiamo, dai. È andato per questa foresta, me lo ricordo. Bene, sono ritornato in carreggiata sulla giusta via. Dai. Tipico dei nemici di Gothic, si fanno sempre colpire e quando gli manca un colpo, improvvisamente diventano dei maestri nella difesa e ti parano tutto. Madonna. Allora, dai. Pianta curativa, ok. Sì, è andato da questa parte. Ed è in questa foresta che c'è l'occhio di Innos, mi pare. Allora. Dai. Ratto d'alba. Ok, due in un colpo solo, ale. Dai. Allora. N, vediamo un po', la quota delle mie, l'oro di Diego, i cercatori, l'occhio di Innos, ecco, guardate, ottimo, avrei dovuto saperlo, sono arrivato tardi, questi idioti del monastero sono lasciati rubare l'occhio di Innos da sotto il naso ad alcuni novizi, e ora toccherà a me rincorrere il traditore Pedro nella speranza che non lo abbia già rivenduto, grande era senza nome. Allora, ora che abbiamo 1000 di mana, posso sperare di non curarmi continuamente. Allora, forse bisogna scendere sotto questa valle. Sì, dai, 4 minuti. Ecco, guardate, c'è tutte queste cose spirituali. E andiamo. Adesso qui dovrebbero esserci altri novizi morti. E... Eccolo, cerchio di pietre. Ci siamo, ci siamo. No, no, non colpire il cerchio. Sto sedando, no! Eccole, fine dei giochi. Saremo attaccati da due novizi, da due cercatori, volevo dire. E anche gli scheletri goblin. Chi altro vuole unirsi a Tartassa l'eroe senza nome? Gioco divertente, solo 5 dollari, divertimento assicurato. Coraggio, eh.
E poi un premio di 1000 pezzi di metallo a chi riesce ad abbatterlo per primo, Ale. Perché sto dicendo prima dollari e poi pezzi di metallo? Ma sì, perché le battute a me non mi riescono, dai. Sanguimo. Smettila di svolazzare con una piccola mosca fastidiosa. Allora, ammazziamo mo pure questo, dai. Lì stanno facendo qualcosa di strano con del fumo rosso. Oddio, l'incantesimo pioggia di ghiaccio. Merda. Questo aveva l'incantesimo pioggia di ghiaccio, ecco, fa davvero molto male. Ok, questo ha un quarzo, un'acqua marina. Sì, perché i cercatori droppano anche un materiale utile alla creazione di rune. Guardate, un novizio morto. F8. E direi che è ora di salvare. Salva partita. Let's play, dai. Andiamo su. Eccoci qua. Esperienza per 500, diario aggiornato. Sei arrivato troppo tardi. Abbiamo distrutto l'occhio di Nos in modo che esso non possa più recuperare il suo potere. Ora dimostreremo l'inutilità del tuo tentativo di sfidare il padrone. Ale, ti senti soffocare, grande? Che bello. Oh, questo anche il fulmine, oddio, guardate! Quello al fulmine! L'incantesimo fulmine basta, non globulare, non normale, ma l'incantesimo fulmine fa piovere una scarica elettrica micidiale sulla testa dell'avversario. Quello lo si impara che circolo, mi sembra al quarto. Andiamo, ammazziamo sti tre. La spada è l'arma migliore, i cercatori soffrono poco e niente la magia, mi dispiace far così, ma è la via più rapida. Allora, cercatore, vai. Vai. Ok, no, aspetta, aspetta, aspetta. Qui c'è un altro. Oh, qui ci sono tante erbe particolari, eh. Radice del fuoco. Radice del fuoco. Io dovrei crearmi qualche pozione nuova, poi. Erba del fuoco. Va bene, non c'è niente. Allora, raccattiamo l'occhio di Ino, se non ci resta ora che teletrasportarci al monastero e dare la pessima notizia. Oi oi oi, come la prenderanno? Vabbè, tanto loro non fanno un cazzo, per cui... Allora, incantesimo di teletrasporto, allora, il monastero, vediamo un po'. Porto, Xardas, Copasso di Corinis, monastero, ecco, alla fiamma del fuoco. Cioè, la fiamma è del fuoco, voglio dire, la fiamma dei maghi del fuoco, ecco. Allora, Milton, proprio possiamo dire qualcosa a lui? No, dobbiamo per forza parlare con Pyrocar. Andiamo, dai. Parlan... Ed eccoci qua. Pyrocar. Ho trovato l'occhio. Libera dal demonio. Maestro, sono posseduto, curami. Sia, prendi questa pozione, ti libererà dai tuoi incubi. Possa la grazia di Innos salvarti. Ok, allora, vi faccio vedere una cosa. Ora, Pyrocar ci ha dato questo oggetto, che è una strana fischietta da laboratorio, ma non proprio, guardate. Ed è... Dove? Aspettate. Dov'era? Dovrebbe esserci. Eccola qua, cura dalla possessione, ce ne sono due, beviamola, ok, non siamo più posseduti dai cercatori, ora possiamo ridormire sui letti, adesso diamogli notizia. Ho trovato l'occhio di Innos, è rotto. Ma non può essere, cosa è successo? Era in mano delle persone davvero malvagie, ad ogni modo sono arrivato troppo tardi. Stavo eseguendo uno strano incantesimo in un luogo per i rituali a forma di mezzaluna, su quei boschi. Che Innos ci potenga, hanno profumato il nostro circolo del sole. Nemmeno nei miei incubi peggiori avrei mai immaginato che possedessero un potere così grande. Che facciamo adesso? Il nemico è diventato molto forte. Tuttavia questo antico artefatto rappresenta ancora una potente minaccia per lui. Dobbiamo riparare l'occhio e ripristinare il suo vecchio potere. Ma non abbiamo molto tempo. Non voglio nemmeno immaginare cosa ne sarà di tutti noi ora. Senza la protezione dell'occhio siamo completamente in balia del nemico. Vai in città da Vatras, il mago dell'acqua. Solo lui saprà cosa fare in questa terribile situazione. Portagli l'occhio e sbrigati. Perché Vatras? Il privilegio di indossare la veste non ti autorizza a discutere i miei ordini, fratello. Vatras è un servo di Adanos. Solo la conoscenza dei maghi dell'acqua ci permetterà di fare chiarezza in un momento oscuro. Questo è tutto ciò che ti serve sapere. Cos'è il circo del sole? Ogni anno tutti i maghi vabbè, sì, ok. Va bene, niente di che. Andiamo, fine. Dunque, torniamo in città. E adesso guardate, oh, siamo a... Cazzo, già 9 minuti, e che palle. Però allora, mettiamoci anche la runa, ecco, tasto 10 per andare in città, al porto, vai. Ed eccoci qua, siamo arrivati al porto. Allora, questi cadaveri, non fateci caso, i demosci
è il cosiddetto mago con molti oggetti. Lo si evoca e lo si uccide per poi prendergli quello che vogliamo per completare il gioco o avere in fretta oggetti tipo le ortiche del fuoco per la quest di Neura. Sì, infatti la seconda volta che l'ho rifatto ho preso le ortiche del fuoco evocando i demosci per l'appunto. Allora, Vatras, dobbiamo parlare con Vatras, andiamo. Adesso però comincerà, ragazzi, il pezzo che hanno aggiunto in questa espansione della notte del corvo che in Gothic 2 normale non c'era. Andiamo. Vediamo, professore, le persone scomparse. Lascia che ti dica quello che so. Ah, no, ok, va bene, indietro, ancora niente. Allora, ho questo problema con l'occhio di Innos. E dovrò lasciare la città per questo? Non so, forse. Sono giorni che aspetto che mi diano il cambio. Gli altri maghi dell'acqua sarebbero dovuti già essere a Corinis. Se fai in modo che almeno uno di loro venga a darmi il cambio, sarò libero di tanto risolvere il tuo problema. Ok. Vediamo un po'. Qual è il vostro compito? Ah, no. Se posso scoprire qualcosa... cosa significa in pratica? La caduta delle barriere ha evocato molte minacce. Di queste la più ovvia è quella dei briganti. Non sono diventato impossibile viaggiare per l'isola senza essere attaccato. Per giunta c'è qualcuno in città che aiuta i briganti. Abbiamo scoperto che i briganti vengono riforniti da un trafficante di armi di Corinis. Noi cerchiamo di impedire questa gente di mettere a repentaglio la città. Se scopri qualcos'altro al riguardo, fammelo sapere. Chi sono gli altri membri? Lo saprei solo dopo essere entrato nell'area dell'acqua? Va bene. Ma di sicuro ne avrei già incontrati alcuni. Infatti, ne abbiamo già incontrati diversi di membri dell'anello dell'acqua, ragazzi. C'è nulla che possa essermi utile nella mia ricerca? Sei testardo, giovanotto, ma forse c'è qualcosa che potrebbe rendere più semplice il tuo incarico. Ti darò questo amuleto di metallo, ti farà certo comodo. È un amuleto del fuoco fatto in indagatore? Sì, ok. Non è niente di che. Ok, allora, grazie. Ne avrò buon cura. Allora, a proposito di questo venditore d'armi, che cosa hai saputo? Ah, io lo so chi è però. Chiedi a Martin, ok. Va bene, chiediamo un attimo a Martin allora, che è praticamente l'anello di coniugazione tra la milizia e i paladini, che è quello che ha aiutato il pescatore. Dunque, andiamoglielo a dire, vai. Dobbiamo farlo qui, ragazzi. Allora, Martin, allora, stai cercando un uomo che vende armi ai briganti? Chi lo dice? Vatras. Oh, cosa sai di questa faccenda? Non molto, ma potrei indagare. Ah, è così. Dimmi, cosa sai sul trafficante d'armi? Ascolta, sappiamo che un cittadino influente nei quartieri alti. Sembra addirittura che alcune delle armi provenissero dalle dotazioni della miniera, ma non abbiamo ancora individuato il responsabile. Se te la senti affrontare come minimo 5 briganti, forse riuscirei a scoprirlo. E quanto ai briganti? Sappiamo che i briganti hanno bloccato le strade che collegano le fattorie alla città. Ho saputo anche che c'è una consegna di armi negli ultimi giorni. Forse tra i briganti troverai qualche indizio per scoprire il trafficante d'armi. A proposito del venditore di armi, mostrami cosa hai trovato. I briganti avevano questo stocco, sul pomo è incisa la lettera F. E che altro? È tutto. Non basta, potrebbe essere stato chiunque nei quartieri alti. Dovrei seguire le tracce dei briganti e della consegna di armi fino alla risaliera responsabile. Forse dovresti parlare con Vatra. Allora, va bene ragazzi, a questo punto, dato che siamo a 14 minuti, ora però dobbiamo più che altro riparare l'occhio di Innos. Come si fa a riparare l'occhio di Innos? C'è un fabbro che può aiutarci. E quale fabbro se non Arad, che è un mastro della forgiatura? Bene ragazzi, per questo episodio è tutto, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao!